Partecipi a queste iniziative che sono importanti secondo te? Sì, per mettersi in gioco, perché no? Senti, e qual è il tuo genere musicale da cantautrice? Ah, il mio non c'è un genere preciso, non è classificabile come genere. Ah, no? Parlo del mio modo di vedere le cose, anche autobiografico, il mio modo di vedere i rapporti con di vivere i rapporti con gli uomini. Ah, bene, perfetto. Quindi, insomma, una cosa di interessante, voglio dire. Sì, è abbastanza, sì. Vabbè, poi non abbiamo occasione di sentirti, però come possiamo seguirti? Canale YouTube. Ah, canale YouTube. Andiamo a digitare, grazie signorile. Mio nome è d'arte Sparkle. Come? Mio nome è d'arte Sparkle. 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 In inglese vuol dire vuol dire frizzante, acqua frizzante, però anche fiamma, la fiamma degli artisti. Perfetto, allora tutti quanti sul suo canale social per i like, per darti tanto... se volete. No, ma è interessante perché sicuramente poi abbiamo bisogno di sapere e di vedere quello che tu fai. Intanto questa sera hai preparato un brano che è un brano degli anni 70. Perché tu canti i brani degli anni 70 e non canti le canzoni, diciamo? Perché ti piace questa canzone? Mi rappresenta. Ah, sì? Sì, la sento mia. Perfetto, non perdiamo più tempo, facciamo cantare subito Grazie Signorile con questo brano che era cantato dagli Shocking Blue e che adesso si intitola, come allora, Venus. Grazie. In arte Spark, grazie per la tua Venus, grazie tante, grazie, ci vediamo sui social. Nicola.